Ti svegli, guardi fuori e vedi opaco ed esclami: Soccia che ho di te! Esci e subisci la prima violenza sulla tua pelle, cioè ti senti quell'umidiccio appiccicaticcio senza aver fatto niente che possa farti sudare ed esclami: Soccia che ho di te! Continui, non ti fai scoraggiare, ma incontri le persone provate dall'umidità che a Bologna esclamano in coro: Soccia che ho di te! Vai avanti, ti senti in affanno, i polmoni sembrano pieni di acqua e cerchi rifugio nei centri commerciali condizionati artificialmente, come se ti trovassi in un'isola felice con negozi sempre aperti e con gente cordiale che in quel momento è graziata dall'umidità solo temporaneamente fino all'uscita dal centro commerciale dove esclama: Soccia che ho di te? Ore 12. L'asfalto incomincia a inumidirsi, la gente soffre per strada, l'aria scarseggia, le zanzare tigri incominciano a colpire la pelle umidiccia e lo smog con l'H2O ti dà il colpo finale ingrigendoti. Aiuto! Riesci a sopravvivere. Ora sei a casa e t'asciughi col phon. Nel pomeriggio devi uscire a fare delle commissioni e rindondante nel tuo cervello senti la parola. Soccia che ho di te? Noti le persone con l'uso di fazzoletti che vengono usati come spugne a causa dell'umidità. Poi improvvisamente vedi la luce e uno spiraglio di sole che ti dà un beneficio momentaneo contro l'umidità. Ma dopo 5 minuti tutto torna come prima, se non peggio. Sopravvissuto, torni a casa con il motorino. Cadendo per strada un paio di volte a causa dell'asfalto bagnato, dopo una giornata del tipo 3 per 1, urli dalla finestra: Soccia che umidità!